Anteprima di Chimera, ci siamo. Oggi parleremo di un argomento che ha scatenato un vero e proprio parapiglio. È agosto del 2024, la Regione Abruzzo emette un decreto di abbattimento di 500 cervi. Da quel momento si è scatenata una vera e propria contestazione pressoché unanime per quanto riguarda il mondo ambientalista. Oggi ne parleremo con ospiti che hanno avuto un'azione diretta sulla questione, quindi protagonisti di quello che è accaduto. Qualche secondo e iniziamo. Il Barber Shop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali Air Tattoo e barba con vaporizzazione e ozonoterapia. Il Barber Shop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barber Shop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica. Mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici. Eccoci, partiamo con questa puntata. Lo abbiamo detto nell'anteprima, parleremo del decreto di abbattimento di 500 cervi emesso dalla Regione Abruzzo nei primi giorni dell'agosto del 2024. È una notizia che ha scatenato un vero e proprio marasma mediatico. Ospite con noi, dottoressa Filomena Ricci, delegata del WWF Abruzzo. Grazie dottoressa. Grazie a voi. E con noi abbiamo anche il signor Dino Rossi, presidente COSP Abruzzo, che è sostanzialmente un comitato di allevatori abruzzesi. Salve, salve a tutti. Grazie signor Dino per essere con noi. L'immancabile Veronica Ruggero, autrice e riferimento giornalistico di questo programma. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti. Allora, parliamo di un, come dicevamo, di un argomento senz'altro molto delicato e particolare, perché insomma quando si parla di abbattere, quindi togliere la vita a esseri senzienti, naturalmente diciamo scatena inevitabilmente una repulsione da parte delle associazioni animaliste, ma anche di semplici e normali cittadini, a una notizia del genere. Torniamo un attimino indietro, riavvolgiamo un attimino il nastro tramite il servizio di Eric Montalbano e Veronica Ruggero, poi torniamo qui in studio per parlare con gli ospiti. È bufera in Abruzzo per la decisione della giunta regionale che ha deliberato lo scorso 8 agosto a favore dell'abbattimento di 469 cervi. Secondo quanto riportato dalla giunta regionale, la spinosa decisione è arrivata per operare un controllo sulla crescita indiscriminata degli erbivori che sta mettendo a dura prova campi e coltivazioni nell'area dell'Aquilano. La delibera, che riguarda due zone dell'Abruzzo Aquilano comprendenti i territori di Avezzano, Sulmona, Subequano, L'Aquila e Barisciano,
al di fuori delle aree protette e della zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ha scatenato la reazione delle associazioni animaliste, diventata ancora più dura e oppositiva dopo la divulgazione di un tariffario previsto per la caccia al cervo. 50 euro per un cucciolo, 100 euro per una femmina, 150 per un giovane maschio, 250 per un maschio adulto. Sono queste le tariffe che i cacciatori abruzzesi dovranno sborsare per abbattere i cervi, mentre per chi viene da fuori regione i costi lievitano e possono raggiungere anche i 600 euro. Contro questa scelta della Regione Abruzzo, il WWF si è mobilitato avviando anche una petizione online che in poco tempo ha già superato le 100.000 firme, unendosi a un'altra petizione lanciata dalla travel blogger abruzzese Martina Mammarella. Alla battaglia si sono unite anche varie altre associazioni che hanno fatto fronte comune con il WWF Italia, l'IPU, LAV e molte altre sono le associazioni di volontariato che stanno sostenendo questo fronte insieme al WWF Italia. La giunta regionale non resti sorda a questi appelli, non si può far finta di non capire che la decisione presa non accoglie il favore dei cittadini abruzzesi, ma solo di un piccolo gruppo di cacciatori, hanno spiegato i responsabili del WWF Italia. È inutile inoltre esasperare la contrapposizione tra il mondo ambientalista e quello agricolo, che non serve a risolvere un problema che è complesso e come tale va trattato non ricorrendo alla scorciatoia dei fucili. Nelle scorse settimane anche il mondo dello spettacolo e parte della politica si sono aggiunti al fronte del no per tentare di salvare i cervi. Le associazioni che nel mese di settembre hanno organizzato un sit-in ospitando cantanti e attori a favore della lotta, in realtà stanno cercando di ottenere, oltre al ritiro della delibera, anche un tavolo tecnico per parlare con la regione di soluzioni efficaci ma alternative all'uccisione dei 500 cervi. Dottoressa Filomena Ricci, lo abbiamo detto nel servizio, diciamo una decisione che ha provocato una reazione ovvia e normale da parte vostra. Più tardi snoccioleremo un attimino i numeri secondo i quali la Regione ha basato questa decisione, quindi diciamo del perché poi c'è stata questa decisione. Immagino che voi siete evidentemente contrari, avete fatto un sit-in di protesta alcune settimane fa, avete fatto una raccolta firme che tra l'altro oggettivamente è stata una raccolta firme estremamente seguita, circa 60.000 firme. Quali sono gli aspetti, entrando però nello specifico, che voi contestate nei confronti di questa delibera della Regione? Sì, possiamo aggiornare il numero delle firme, abbiamo superato le 130.000 e in pochissimo tempo abbiamo avuto quindi grandissimo ritorno anche dalle persone che ci scrivono e che sono, diciamo, con noi in questa battaglia. Possiamo dare anche un'altra notizia: è stato presentato un paio di giorni fa il ricorso al TAR, quindi WWF, LAV e Lega Nazionale Difesa del Cane hanno presentato il ricorso. Questa è una notizia. Questa è la notizia che diamo noi qui a Chimera, insomma è stato presentato il ricorso al TAR e quindi probabilmente dobbiamo desumere che ci sarà una sospensiva. Noi l'abbiamo chiesta, vedremo che cosa deciderà ovviamente il TAR. E perché? Perché ci sembra veramente assurdo che in Abruzzo, nella regione verde d'Italia, nell'Abruzzo che si pone come modello, non lo dimentichiamo, perché noi vogliamo venderci un modello Abruzzo di convivenza con la fauna selvatica, si trovi come unica soluzione a dei problemi che sono sicuramente reali in alcune situazioni, sicuramente da gestire e sicuramente complessi, questo non lo diamo per premessa, ma si trovi come unica soluzione quella di ricorrere agli spari, e intanto con censimenti che sono stati fatti essenzialmente quasi nella totalità dei casi dagli stessi ATC, cioè dagli ambiti territoriali di caccia, che ora sono quelli deputati a sparare, e poi senza considerare in nessun altro tipo di misura alternativa né mettere in campo quelle che sono le misure preventive che altrove, se diciamo facciamo paragone con le altre regioni, no? Perché si dice che il cervo viene cacciato anche altrove, è vero che è una specie cacciabile, certo. È vero che fino all'8 agosto in Abruzzo non era cacciabile e questa giunta ha deciso di sparare a 469 cervi con una decisione che prima di essere tecnica, poi magari entreremo in alcuni dettagli più tecnici e
politica, perché la percezione di una specie all'esterno non è solo questione di indici, non è solo questione di calcoli, non è solo questione naturalistica e biologica, è una questione anche di sensibilità, certo, delle persone. Quindi la Giunta ha deciso che l'unica soluzione da intraprendere per risolvere alcune problematiche del mondo agricolo era sparare. Noi riteniamo che sia inutile, che sia soprattutto non rispettoso per i cervi ovviamente, per tutte le persone che li amano, ma neanche per il mondo agricolo, che a nostro avviso si merita qualche riflessione più profonda. Su questo ci arriveremo con l'ospite che abbiamo qui oggi. Quando lei mi dice, dottoressa Ricci, del fatto che si tratta di più di una decisione politica che tutto il resto, a cosa si riferisce? Cioè si tratta sostanzialmente di parteggiare da una parte piuttosto che un'altra senza la valutazione tecnica delle cose? No, assolutamente, anche perché pure sgombriamo il campo anche da alcune allusioni che ci sono state fatte. Noi abbiamo fatto ricorsi a qualsiasi giunta di qualsiasi colore, anzi forse contando i ricorsi le abbiamo fatte più, diciamo, da un lato dell'altro lato. Okay. Solo in Campania abbiamo fatto quest'anno 3 ricorsi al TAR per il calendario venatorio della Campania, quindi diciamo okay, da questa no. cosa si può proprio uscire. Sgombriamo il campo da questo aspetto. Il punto qual è? È che appunto se io ho un problema da gestire devo decidere come per esempio finalizzare i finanziamenti che arrivano, certo, il famoso PNRR, ma ne abbiamo avute tante di linee di finanziamenti europei, decido di direzionare i fondi, per esempio posso dire di finalmente mettere certo, in campo certo, dissuasori, recinti, dissuasori perfetto, possono essere perfetto, acustici, visivi, olfattivi, ce ne sono di tantissime modalità. Chiaro, la dottoressa Ricci del WWF Abruzzo, ripetiamolo, ci dice sostanzialmente il metodo è sbagliato, la scelta è sbagliata, ci sono delle tecniche che possono essere utilizzate, per esempio quello di dissuasori e diciamo di altre tecniche. Veniamo un attimino all'altro ospite, Dino Rossi, lo ripetiamo, presidente COSP Abruzzo, praticamente una associazione di allevatori abruzzese. Lei, signor Rossi, ha avuto il coraggio, io lo devo riconoscere, questo insomma è un fatto oggettivo, di aprire nelle scorse settimane una raccolta firme per dire facciamo pagare agli animalisti i danni da fauna selvatica. Ora, per carità, io l'ho detto, l'ho premesso, ci vuole coraggio, però lei sicuramente con questa provocazione voleva dire, anzi ci vuole dire qualcos'altro, cioè sostanzialmente questi noi agricoltori, noi allevatori abbiamo dei danni, no? Qualcuno ce li deve pur pagare. Cosa ne pensa di questa cosa, Rossi? Io dico che la questione è molto grave. Quando si pensa di fare per esempio le recinzioni, i dissuasori, se poi abbiamo un territorio che non favorisce poi l'alimentazione per tutti gli animali che ci sono. Mm-hmm. Anche perché ci spieghi un attimino meglio questo aspetto. Allora, se noi abbiamo un piatto dove ci possono mangiare 3 persone, se ce ne mettiamo 6, qualcuno soffre, giusto? Quindi ci vuole una gestione della fauna selvatica. La gestione della fauna selvatica può avvenire attraverso l'arma, cioè attraverso la selezione, che certo, poi la selezione stabilisce qual è l'animale che deve essere abbattuto, anziché magari farli finire sotto un'automobile come tritacarne, perché certo, ci sono incidenti stradali. Quindi va a finire che sotto l'automobile ci capita proprio quel riproduttore che può essere, abile, cioè per fare la riproduzione di questi animali. Quindi non è che qua si vuole bene agli animali facendo i dissuasori o le recinzioni, quando praticamente tu all'animale gli vai a togliere da mangiare. Ok, credo che cerco di interpretare un attimino per essere un pochettino più chiari. Rossi ci dice, guardate che l'alimentazione dei cervi è la medesima dell'alimentazione per esempio degli orsi. Cioè, esatto, quello che mangia il cervo mangia anche l'orso. Ecco, ci volevo arrivare. Esatto, anche perché se praticamente il prugnolo, esatto, il prugnolo che è un alimento, prelibato dell'orso, viene mangiato dal cervo. Certo, questo è un aspetto che sicuramente è importante. Quello che però volevo capire da lei, Rossi, è, per esempio, per quanto le riguarda,
Lei, a lei i cervi, lei ha un'azienda agricola, quindi certo, per questo le posso fare questa domanda. A lei i cervi che danno le fanno annualmente? Nelle sue allora, nei suoi appezzamenti? Io sono fortunato perché okay, ancora nella mia zona non ci arrivano, però ho tanti amici nella Valle Subequana, okay, Navelli per esempio, dove i cervi sono iniziati a venire a Sulmona, dove sono iniziati ad arrivare ai campi coltivati. Quindi un danno c'è, cioè il danno c'è, questo dato è oggettivo. Ma attenzione, perché sui seminativi diciamo che il danno c'è ed è annuale, ma i cervi vanno anche sulle piante degli ulivi, certo, ci vanno con le corna e ci vanno... E quello è pluriennale il danno. E quello è pluriennale. Chiaro, chiaro. Quindi dobbiamo vedere un attimino... Cioè dobbiamo trovare un equilibrio, insomma. Dobbiamo trovare un equilibrio. Allora, a proposito di questo, oggi l'assessore Emanuele Imprudente, ovviamente lo abbiamo invitato ad essere qui con noi a discutere di questo aspetto, si è scusato per impegni istituzionali e non è potuto venire, però le dichiarazioni di Imprudente, tra l'altro presente sul sito della Regione Abruzzo, quindi insomma non sveliamo nulla di particolare, dicono sostanzialmente questo: guardate, noi non siamo impazziti, noi abbiamo fatto questa delibera per due sostanziali ragioni. La prima ragione è che abbiamo noi 8.000 unità, cioè 8.000 cervi su tutto il territorio abruzzese, che sono oggettivamente troppi e quindi provocano dei problemi. E secondo, la cosa diciamo per loro più rilevante, è chiaramente questa è una scelta politica, è un fatto oggettivo, l'altra questione più rilevante è che i danni dal 2019 al 2024 si stimano di circa 1,5 milioni di euro. Questo lo aggiungo io, permettetemi di dire che in un territorio dove il PIL della regione diciamo è considerevolmente spinto dal comparto agricolo, è chiaramente un danno oggettivamente importante. Questo noi lo dobbiamo tenere in considerazione. Aggiungo pure che dal 2019, questo sempre dati snocciolati dall'assessore Imprudente, dal 2019 ad oggi ci sono stati circa 200 incidenti stradali, alcuni anche gravi. Aggiungo anche che a livello nazionale annualmente sono circa 16 i morti, questi dati del 2022, di persone che finiscono sotto le automobili, diciamo purtroppo colpiscono la fauna selvatica con le automobili. Veronica Ruggero, come ne veniamo a capo? Cioè noi dobbiamo equilibrarci tra il fatto che ci sono dei danni e quindi gli agricoltori giustamente hanno dei danni anche considerevoli in alcuni aspetti, dal dire uccidiamoli, perché lo ricordiamo, sono animali senzienti, uccidere degli animali senzienti è sempre una bruttezza, delle volte veramente quasi inaccettabile. Come ne veniamo a capo? Beh, diciamo che venirne a capo credo sia difficile. In questo momento ci sono comunque le associazioni che si stanno battendo, l'ha detto prima la dottoressa Ricci, si stanno battendo insomma per riuscire a trovare delle soluzioni diverse rispetto a quelle che la regione ha trovato. E sicuramente immagino che la regione abbia fatto uno studio prima di arrivare a una decisione. E sicuramente poi c'è anche il discorso degli agricoltori che stanno soffrendo già per un cambiamento di clima importante, e quindi c'è il comparto agricoltura che è in crisi da un po' di anni. Sicuramente la fauna selvatica è un ulteriore aggravamento, no? Certo, della situazione. E poi c'è anche un'altra questione su cui le persone, anche persone importanti, sono intervenute in merito alla questione, il fatto che c'è un problema di identità del territorio, cioè questi animali, l'altra volta abbiamo parlato degli orsi, questa volta stiamo parlando dei cervi, sono comunque una parte identitaria assolutamente importante, certo, del territorio, cioè certo, molti registi, molti attori sono venuti a girare anche film proprio per la natura incontaminata e proprio per la caratteristica diciamo dell'Abruzzo. Certo. Chiamiamolo così, il nostro marketing lo stiamo in qualche modo abbattendo, questo è un pochettino il concetto. Filomena Ricci, vedevo che durante la fase in cui io snocciolavo i dati riferiti che ha riferito l'assessore Imprudente, lei scuoteva un pochettino la testa. Penso che lei non sia d'accordo su questi dati. Non tanto sui dati che abbiamo detto sono stati presi soprattutto dagli ATC, ma li diamo per buoni anche rispetto ATC, spieghiamo che cosa sono. Territoriale di caccia. Quindi i cacciatori, le associazioni dei cacciatori. Sostanzialmente i cacciatori. Volevo entrare un attimo nel Prego. Tecnico rispetto invece alla correlazione tra la densità dei cervi e i danni o gli incidenti stradali. Certo, certo. Leggendo con un po' di attenzione la relazione che è legata alla delibera, ma anche una risposta che la stessa ISPRA, l'ISPRA è l'istituto che dà i pareri, no? ha detto che il parere favorevole per questa iniziativa, ma ha specificato due cose. La prima
è che appunto la decisione politica, l'ha detto anche l'ISPRA, quando si interviene su una popolazione. Dottoressa, mi permetta, è sempre politica, perché sì, loro sono, esatto, un organo politico, cioè devono, esatto, prendere delle decisioni. Aggiungo, questo ce lo metto io, per fortuna, viva Dio, certo, che prendono delle decisioni, male, perché sì, fino adesso più di qualcuno non l'ha presa le decisioni. Però insomma, prego, sì, la volevo, ecco, soltanto sì, evidenziare, sì, loro questo aspetto. Però l'ha riscritto bello anche l'ISPRA in premessa. Benissimo. E poi ha detto un'altra cosa, che quello che si sta facendo in Abruzzo attiene a un articolo di una legge che è proprio piano di caccia di selezione e non gestione dei, okay, danni. Dobbiamo essere molto attenti su questo, perché la stessa relazione non parla di, cioè non dice che sparando a questi cervi diminuiamo i danni, anche perché abbiamo un esempio lampante sotto gli occhi di tutti. Che cosa abbiamo fatto con il cinghiale? Okay. Cinghiale gli si spara in qualsiasi momento, in qualsiasi modo, è una specie sicuramente diversa, ma non abbiamo minimamente risolto il problema. Sono 30 anni che si fanno piani di selezione al cinghiale. Beh, e i danni stanno mi permetta di dirlo che questo poi dipende anche un attimino come si attuano questi piani, perché poi insomma giustamente tra l'atto teorico e l'atto pratico ne passa un bel po', quindi giustamente poi è importante di come poi si attuano queste cose, ma questo magari poi se vogliamo ne parliamo in un'altra trasmissione. Dino Rossi, quello che ci dice sostanzialmente la delegata del WWF è: guardate che non c'è neanche una correlazione di fatto tra presenza dei cervi e danni ai vostri terreni. Lei ci ha chiesto di proiettare un'immagine, che chiedo alla regia gentilmente di farlo in questo frangente, perché ci voleva dire qualcos'altro. Ecco, questa qui, cosa rappresenta questa immagine, Rossi? Questa rappresenta un progetto rewilding, praticamente vogliono far partire dall'Abruzzo l'Appennino selvaggio. Rewilding, spieghiamo che cos'è, di? L'Abruzzo selvaggio. Ok, quindi di reimmissione degli animali. Sì, reimmissione degli animali, quindi secondo me i cervi fanno comodo a questo progetto. Perché si parla di 4 milioni e 400 mila euro. Ma fanno comodo a chi? A quelli che sono i beneficiari. E chi sono? Sono le associazioni animaliste, lei? Uno è Salviamo l'Orso, perché... Okay. Quindi alcune associazioni ambientaliste. Alcune associazioni ambientaliste, ma vogliono far diventare selvaggio il nostro territorio. Ma tra l'altro ci stanno riuscendo, perché come stiamo vedendo la natura si sta ribellando a certe scelte. Certo, io preciso che non ho contezza di questa informazione, quindi lei si assume ovviamente la responsabilità di quello che ci ha detto, e naturalmente chi ha chiamato in causa noi siamo a disposizione per controbattere sulla vicenda. Prego. Sono cose che sono scritte agli atti, tant'è vero che dovevano pure invitare le aziende a dei confronti e non sono state invitate, come da progetto sta scritto là. Certo. Va bene, comunque è da dire che questi animali sono andati a finire in spiaggia. Noi abbiamo le fotografie di cervi finite a San Vito Chietino. Certo, certo. Quindi se questi animali emigrano da questi, da questi contesti, perché noi abbiamo in Abruzzo superato la percentuale delle aree protette, noi siamo oltre il 30%. Ok, perché c'è un limite, ricordiamo che c'è un limite a queste aree protette. C'è un limite, però questi limiti sempre quando fanno comodo se li tengono, capito, nascosti. Capisco. Allora, quello che voglio dire sul fatto dei censimenti, che sui censimenti io li faccio. Ovviamente, Rossi, perché siamo quasi in chiusura. Io sono un censitore, ma per fare i censimenti agli animali selvatici è molto difficile, dovuto anche al nostro territorio, e manca quello del parco nazionale, manca tutti e tre i parchi, mancano a censimento. Cioè, lei dice non c'è l'aiuto del parco. C'è una sottostima di questi animali. Chiaro, d'accordo. E nessuno fa il proprio lavoro. D'accordo. Allora, io vorrei rifare un attimino il cappello, un pochettino la situazione. Allora, è vero, ribadisco, che la richiesta di abbattimento di 500 cervi, o meglio, la decisione di abbattimento di circa 500 cervi, è sempre una decisione molto forte, e credo che chi l'abbia presa non l'abbia presa a cuor leggero, perché stiamo comunque parlando di togliere la vita a esseri senzienti. Però, signori, qui il problema cioè noi abbiamo un problema, ed è tangibile, degli agricoltori che ci dicono, che poi tra l'altro questi agricoltori, apro una parentesi, non parliamo di gente che va in giro in Ferrari o in Maserati, è gente, sono piccole aziende che portano avanti, piccole realtà che portano avanti in qualche modo la microeconomia locale, quindi diciamo l'ho detto anche in altre trasmissioni, è un pochettino il nostro petrolio.
il problema c'è, cioè è reale, in qualche modo noi dobbiamo venirne a capo. E giustamente quando si creano queste contrapposizioni poi si finisce sempre per bloccare tutto. Dottoressa Ricci, noi un punto di equilibrio si può trovare o no? Ma assolutamente lo dobbiamo trovare, infatti abbiamo chiesto alla Giunta di ritirare la delibera ma di aprire un tavolo di confronto dove ci siano degli esperti che sanno prospettare delle soluzioni. Mi permetto di dire che l'agricoltura ha tanti problemi, ha il problema del cambiamento climatico che dovrà affrontare, il problema che non riescono ad avere dei prezzi giusti dei prodotti che producono, negli allevatori, negli agricoltori, hanno difficoltà di accesso al credito, mi sembra che i cervi non siano proprio il primo. Lei dice non è il problema. C'è il caporalato che va gestito, non è il problema, non è proprio il primo problema quello dei cervi, ma comunque in alcune zone c'è. Abbiamo visto dalla relazione allegata alla delibera, lo ricordiamo, che ci sono delle situazioni problematiche abbastanza puntiforme. Andrebbero affrontate quelle, andrebbero gestite, andrebbero aiutati gli agricoltori, ripeto, sperimentando i distruttori, certo, vedendo quello che funziona di più e quello che funziona di meno, certo, e andando incontro alle esigenze puntiformi delle aziende agricole che sono sacrosante. Ci sono delle soluzioni alternative, ci dice il WWF sì, Abruzzo sostanzialmente. Dino Rossi, lei cosa pensa di tutta questa storia? Cioè, qual è secondo lei la strada giusta da imboccare? Ma io penso che la strada giusta da imboccare è dare la possibilità a chi coltiva ed è in possesso di porto d'armi di abbattere quell'animale che sta sul territorio. Chiaro, chiarissima la risposta. Io vi ringrazio di essere stati qui oggi, sicuramente ci sarà un'altra occasione per parlare di questo aspetto. Ringraziamo, ripeto, Filomena Ricci, delegata del WWF Abruzzo, Dino Rossi, presidente COSPA Abruzzo, comitato di allevatori, ovviamente la nostra Veronica Ruggero, autrice e giornalista di riferimento. Grazie, alla prossima, mai contro, mai senza chimera. Ale. Il Barber Shop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali hair tattoo e barba con vaporizzazione o zonoterapia. Il Barber Shop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barber Shop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici.